soccorso con i nostri volontari, ci sono anche i truccatori. Ora si sente. Però, dicevo, faremo delle simulazioni di pronto soccorso adesso qui con tutti i nostri volontari. Ci sono i truccatori che stanno preparando appunto delle ferite che sono ovviamente simulate, però sembreranno. E accorrete numerosi perché adesso iniziamo con le simulazioni. Intanto qui vanno un pochettino di video di Croce Rossa con le nostre varie attività. Durante la giornata, sperando che il tempo sia clemente, faremo anche altre attività di Croce Rossa come la sicurezza stradale e il primo soccorso ancora che ripeteremo in giornata, i giochi per i bambini. Ci sono già i trucca bimbi in questo momento che stanno truccando lì all'altro stand. E niente, adesso attendiamo un attimino che siano pronti gli scenari e poi partiamo. Ovvero il DAE, defibrillatore automatico esterno, ormai lo vediamo in molte piazze delle nostre città, in particolare qui in Piazza Mercato, si trova sotto i portici davanti all'entrata del Teatro Galletti. È stato posizionato davanti alla sede della Croce Rossa l'anno scorso, donato dal gruppo dei giovani di Croce Rossa, e in Domodossola si trova anche vicino ai giardini pubblici di Via Trieste, piuttosto che anche direttamente negli uffici comunali e in molti negozi. Diventerà obbligatorio col passare degli anni e quindi sarà obbligatorio anche nelle farmacie piuttosto che nei negozi. È molto importante iniziare a formare le persone per l'utilizzo del defibrillatore, proprio perché essendo uno strumento molto diffuso è molto importante saperlo usare. Noi facciamo dei corsi in Croce Rossa per l'utilizzo del defibrillatore, sono corsi della durata di 4 ore e che quindi si possono fare tranquillamente. Mi dicono che siamo quasi pronti per l'inizio della simulazione. Ok, iniziamo. Bocca al lupo.